Sei un truffatore. Ma scusi, non è prevista solo una multa stradale per chi usa il pass invalido in modo improprio? Vorrà dire che ti difenderai davanti al giudice e gli dirai ciò che ci stai dicendo. Questa è la legge. Oh, quante volte avete visto le auto parcheggiate sulle strisce gialle senza però avere il contrassegno invalidi esposto sul parabrezza? E quante altre invece avete visto le auto esporre il pass invalidi ma senza il relativo titolare a bordo? Il caso giudiziario che voglio esporvi oggi racconta di un trucchetto usato da molti automobilisti e di una lite tra un conducente e un poliziotto. Ma non vi anticipo nulla. Si tratta di pane quotidiano e per questo è bene che siate informati. Ed è per questa ragione che vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale e azionare la campanella degli avvisi per restare aggiornati su tutte le novità legali del nostro paese. Se lo avete fatto, possiamo lanciare il nostro stacchetto! Immaginate un uomo che chiameremo Antonio che abbia il padre invalido. Il padre di Antonio ha un'auto su cui è esposto il pass invalidi che gli consente di entrare nelle zone a traffico limitato della città, le cosiddette ZTL. Un giorno Antonio va con gli amici a fare aperitivo in centro e dovendo attraversare i varchi delle ZTL decide di prendere il pass dall'auto del padre e di metterlo sulla propria macchina. Dopo qualche giorno gli arriva una multa. Si reca al comando della polizia municipale per verificare se c'è la possibilità di farsela togliere e lì apprende dal capo dei vigili, Simone, che è stato denunciato. Denunciato? Come sarebbe a dire? Sì, denunciato, bello mio, hai commesso una truffa. Ma scusi, non è prevista solo una multa stradale per chi usa il pass invalidi in modo improprio? Anche un reato. Questa mi è nuova. Uno stesso comportamento non può essere sanzionato sia a livello amministrativo che penale. Sarebbe una doppia sanzione, l'una che è incompatibile con l'altra. O è penale o è amministrativo. Che state dicendo? Vorrà dire che ti difenderai davanti al giudice e gli dirai ciò che ci stai dicendo. Voi non avete alcun diritto, vi denuncio io per calunnia. E poi la legge dice che il pass invalidi può essere usato anche su un'auto diversa da quella del titolare. Non guarda che dalle telecamere tuo padre non appariva dentro l'auto. Era uscito un attimo e io lo stavo andando a prendere. Come siete fiscali, oh? Sei un truffatore. Decidetevi, o ho violato il codice della strada o sono un truffatore. Bene amici, le cose stanno così. A chi dareste ragione? Fanno bene secondo voi i poliziotti a denunciare Antonio per aver usato il pass invalidi del padre? Oppure dovevano limitarsi a contestargli la violazione del codice della strada? Prima di sentire la risposta corretta, pausate il video e scrivete nei commenti qual è secondo voi la risposta esatta. Se voi foste il giudice, a chi dareste ragione? Il contrassegno invalidi è strettamente personale e non cedibile, ma non è vincolato ad uno specifico veicolo. Quindi il contrassegno vale per la persona e non per l'auto. Può essere pertanto usato anche su un'auto diversa da quella del titolare, a patto però che quest'ultimo, ossia l'invalido, sia a bordo, indipendentemente se in veste di conducente o in veste di passeggero. Ma vediamo cosa rischia chi non rispetta le regole del pass invalidi. L'articolo 188 del codice della strada prevede la multa da 168 a 672 euro più la revoca del contrassegno che viene immediatamente ritirato dalla polizia. Le multe stradali, come sapete tutti, sono sanzioni amministrative. Ed ha ragione Antonio nel dire che nel nostro ordinamento non è possibile infliggere per lo stesso illecito due sanzioni di diversa natura, ad esempio una amministrativa e una penale. Tuttavia, in questo caso, c'è un'eccezione. La Cassazione ha infatti detto che chi circola in zona vietata con il contrassegno invalidi quando il relativo titolare non è a bordo commette reato di sostituzione di persona. Egli infatti simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato che invece non ha. La sanzione penale dunque si somma a quella amministrativa. E occhio, commettete reato anche se fate una fotocopia a colori o una scannerizzazione del contrassegno. Questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.